insieme con l'associazione Diamoci un Peso, stasera danno inizio a un percorso, un protocollo d'intesa dove Family Point insieme a Diamoci un Peso darà un servizio gratuito per il comprensorio di Napoli Nord. Family Point è un patronato, è CAF, ma darà soltanto l'opportunità sociale a questa associazione di poter fare le sue manifestazioni, le sue organizzazioni all'interno del Family. Tutto in una maniera gratuita per la cittadinanza. Non c'è scopo di lucro, nasciamo come associazione Onlus e con la partecipazione di questi esimi professori, esimi dottori che ci danno una mano. Tre cose: un saluto istituzionale all'onorevole Sommese che oggi stasera è con noi, vorrei dargli un applauso assolutamente. Sicuramente l'onorevole Sommese ci darà subito giù uno spazio del suo tempo. Lascio adesso la parola per iniziare al dottor Cannata e poi andiamo in tempo. Enzo Riccio che si unisce a questa iniziativa come Family Point per avere un aiuto ancora alle persone. Noi nasciamo per dare aiuto alle famiglie e l'obesità, la difficoltà sociale di chi ha un peso specifico, così lo possiamo dire, Family Point apre le porte a questa associazione per creare un protocollo d'intesa fra le due anime, le due associazioni. L'obiettivo che ci proponiamo è dare il supporto e il sostegno necessario a tutti coloro che hanno problemi di obesità, sovrappeso e disturbi alimentari, dall'età dell'adolescenza fino all'età adulta, proprio perché capiamo l'importanza di un'alimentazione sana e comunque della lotta contro l'obesità, che è una malattia invalidante al 100%. Qualche giorno fa abbiamo preso un premio per la buona sanità e lei è stato tra i premiati. Stasera invece è qui tra Melito e Giuliano e si parla di obesità. Sì, innanzitutto vorrei sottolineare che il premio l'ho ricevuto io materialmente, ma dovrei condividerlo con tutto il mio ospedale che tra una tempesta e l'altra è riuscita a raggiungere anche delle vette molto molto prestigiose. Per quanto riguarda la giornata di oggi, tutto quello che noi facciamo lo costruiamo anche sul territorio con queste presenze delle quali noi siamo onorati, perché ci permettono di portare anche oltre quello che noi facciamo nel nostro ospedale. Professore, approfitto della sua presenza per far capire i problemi dell'obesità. Quali sono le conseguenze? L'obesità è una vera e propria malattia sociale. Esistono dei centri molto molto accorpati per questo tipo di patologia, perché non solo il problema dell'obesità è rappresentato chiaramente da un limite del movimento dei pazienti eccetera, ma soprattutto perché è accompagnato da malattie importantissime. Possiamo ricordare il diabete, possiamo ricordare l'ipertensione, ma soprattutto un paziente obeso ha un'aspettativa di vita molto ridotta e una qualità di vita veramente veramente minima. E lei a livello sportivo ha conquistato dei titoli mondiali? Sì, a Miami nel 2016, vicecampionessa mondiale. Parliamo di judo, noi siamo a Giuliano, ma vicino abbiamo i Maddaloni, quindi possiamo dire che è una zona ben piena di campioni. Sì, la Campania è veramente terreno molto fertile, soprattutto per il judo, ma non solo a livello locale, c'è da dire che anche a livello nazionale e internazionale facciamo molto bene. Sicuramente è importante non tanto la competizione tra di noi, ma la collaborazione, che ci porta dunque sempre ai vertici nazionali ed internazionali. Si sono svolte le universiadi, un tuo giudizio? L'Italia, soprattutto nel judo, hanno partecipato delle giovani promesse. Purtroppo non abbiamo portato a casa delle medaglie, però è in costruzione, è sempre un working in progress. Quindi ci auguriamo che per le prossime sicuramente questi giovani talenti diano il meglio e possano esprimersi sempre meglio. In una palestra di judo, una persona obesa che futuro può avere?
Allora, innanzitutto in una palestra di judo l'obesità viene un po' ad essere celata con l'attività sportiva e poi viene inculcata fortemente l'educazione alimentare. Quindi è importante fare sport e ancora di più nel